Ora, Leroy. C'è un falò, ragazzi. Ok, è un falò vero questo, per fortuna. Oddio, qua è tutto blu. Sembra quasi ghiaccio. Ecco le mie 400 anni. Bon Rust. Porca miseria, una volta mi ha colpito, eh. Che bello però. Di solito quando si affronta questa caverna appare come una zona demoniaca, lugubre. Ora non lo so, sembra una zona magica. Non è spaventosa, sembra davvero una grotta ghiacciata infestata da chissà quali creature magiche. Ritual Grotto. Non ci sono i Girandola. Black Knight Gauntlet. Magari un pochino più leggero. Sì. Ok. Io cerco sempre di andare in un modo o nell'altro. In fast roll, ragazzi, anche se delle volte è proprio impossibile. Ma ha sempre fatto ridere grotto in inglese. In questa mod i feti devono ancora nascere, forse. Affrontiamo Lord Nito. Ce la facciamo? Anima di Dark Wraith e Partizan voltaico, elettrico. Sembra esserci la nebbia, quindi probabilmente lui è all'interno, a differenza del primo Lord che abbiamo cercato di uccidere, ovvero Sith, che era assente. Magari ucciso dallo stesso Abel che avevamo liberato nelle live precedenti. Gravelord Nito. Charan? No, no, come Charan? Perché Charan? Ma che cazzo? Ah, è pesante, ragazzi! Ma che cazzo, perché sei qua? Il tempismo per schivare sta attacco è davvero troppo troppo al millisecondo. Ah, ciao Nito. Non ti avevo visto, scusami. Quindi state dicendo che Charan è la figlia del Lord Tombale, Nito. Mi è sfuggito un passaggio nella lore di questa mod, eh? Se c'è Charan, possiamo farle perdere in teoria. E anche backstab. Il problema mio, ragazzi. Eccola lì. Il mio problema sono le cure. Mica nient'altro, eh. Niente. Cioè, ci vuole un tempismo incredibile. Dovremmo, da furbi, farle backstab o parry quando Nito rompe le scatole con quell'attacco lì. Vero, Nito? Ti comporti bene? Mentre uccido tua figlia? Oh no, non farmi la presa. Dov'è? Ragazzi, ma meno male che posso fare le backstab. No, no, Nito. Aia! No, 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 no. Ma guarda! Stronza! Ma metti le talismani di Lloyd per non farmi curare!
Ma scusate, se io adesso uccido la figlia, Nito muore con lei? Madò. Non mi prendi. Ok. Taglio così. Mi ha preso in realtà. Che brava che sei. Minchia, dovresti giocare nel... Oddio! Ok, lei è morta. Eppure Nito. What the fuck, ragazzi? Io Nito non l'ho toccato neanche una volta. Bellissima sta cosa qui. Cioè, rovina un pochino l'atmosfera, perché farle backstab in continuazione, parry, backstab. Però figo. Però non ho capito perché Charan è diventata la figlia del re tombale. E soprattutto perché condividevano la stessa anima. Uccisa lei, è morto anche lui. E probabilmente sarebbe successo anche il contrario. Però essendo lei ovviamente suscettibile al parry e al backstab, era leggermente più facile ammazzare lei rispetto a lui. Anche perché lei ci rincorreva molto più velocemente. Quindi sarebbe stato più difficile uccidere Nito con lei che ci gironzolava tipo calabrone, l'avete capita, intorno. Vabbè, falò, sarà un falò vero? Ormai non è che mi fido così tanto. È semplicemente un teletrasporto. Rendermi le due entità uniche e permettermi di uccidere anche Nito dopo aver ucciso Charan, mi sembra un po' una cazzata. Secondo me doveva fare che moriva Charan a tot HP e poi Nito sarebbe rimasto con tipo 2/3 di vita, della vita del boss, e lì lo uccidevi normalmente. Però Charan non, secondo me non dovrebbe essere l'unico modo per ammazzarlo, perché ovviamente gli fisci, gli baiti il backstab e il parry. E se hai il tempismo giusto la ammazzi senza problemi, ragazzi. Tra l'altro puoi anche evitare di essere colpito dalla magia che fa Nito la spada dal basso se gli fai il parry o il backstab a Charan, sei invulnerabile. Quindi se glielo fai in quel momento non ti prende neanche con quella magia lì. Boh, l'avrei rivista in questo modo, secondo me. Che io Nito non l'ho neanche visto, mi ha toccato una volta e mi ha ucciso, tra l'altro. Però non l'ho visto, non l'ho colpito neanche una volta, girando intorno, facendogli il bait per il parry e il backstab a Charan. Non l'ho colpito neanche una volta. Non mi sembra di vedere oggettini. Ah no, aspetta. Qua ce n'era uno bello nascosto, l'oggetto. Hornet Ring. L'anello del calabrone. Ok. Ok, vedete? C'era qualcosa, c'era l'inghippo. C'era l'inghippo da qualche parte. L'anello del calabrone di Charan, ragazzi. Andiamo con ordine. L'anello del calabrone potenzia gli attacchi critici. Ok. Uno degli speciali anelli forniti ai quattro cavalieri di Gwyn. L'anello del calabrone permetteva alla Lady delle Lame, Charan, l'assassina reale, di potenziare i suoi potenti attacchi critici. Ok. Charan evitò la sua eredità maledetta e persuase Gwyn, Lord Gwyn, ad allevarla quando i portatori delle anime dei signori si allearono contro i draghi. Ma il sangue scorre spesso, anche tra i morti. Quindi Charan era la figlia di Nito in questa mod. E per evitare appunto il suo retaggio maledetto, quello di Nito, si è fatta adottare da Lord Gwyn e è diventata una dei quattro cavalieri di Anor Londo, insieme ad Artorias, Gog e Orstein. Quindi ha, diciamo, rinnegato il padre
il primo dei non morti, e si è fatta adottare da Lord Gwyn durante, in realtà prima della guerra contro i draghi. Alla fine, quando le divinità sono decadute, lei è tornata al suo retaggio, è tornata da suo padre, da Gwyn, da Lord Nito. Dovremmo di norma andare o verso lo Staizalith o scendere qui in basso, una delle due vie. Io me ne andrei a vedere la zona di Sif, vediamo se sconfiggere anche l'Hydra di quella zona. Intanto fatemi potenziare questo falò, perché mi sembra abbastanza utile. Una presenza oscura è emersa nel bacino. Quindi qualcosa di oscuro è apparso qua. In effetti non ho idea di dove andare a cercare, ragazzi. Devo assolutamente arrivare da Sif, però probabilmente dovrò passare dall'Hydra, sapete, perché non abbiamo il cimiero di Artoria per sbloccare la porta. Vediamo se ci dà qualche suggerimento. Passaggio garantito soltanto ai cavalieri di Gwyn. Quindi noi non possiamo passarci. Però, ragazzi, fermi tutti. Non è che, visto che il modder è un fanatico, da quello che ho potuto notare, ma anche Nox se ne è accorto, è un fanatico di Oh no! DS2, ha fatto a modi di S2 con l'anello del re, e quindi utilizzando un anello dei cavalieri di Lord Gwyn, tra cui anche Charan, Lornet Ring, non è che ci apre questa via? Assurdo, ragazzi. Pura intuizione questa. Vi giuro su quello che volete, è pura intuizione. Questa è una mod, davvero, come dice Nox, che si basa davvero tanto su alcune cose presenti di S2, ragazzi, tra cui anche questa. Per chi ha giocato di S2, c'è una porta che si sblocca verso la fine del gioco, della run, che si sblocca con un anello particolare, l'anello del re, se non sbaglio. E lui ha messo la stessa dinamica qui. Figata. Ora che sappiamo questo, che sappiamo che questo modder è davvero così tanto fanatico, cercherò magari di avere qualche altra intuizione, perché questa mi è venuta così dal nulla, perché la scritta del portone non era la solita, era modificata anche quella. Quindi mi pareva strano, ragazzi, che apparisse una scritta moddata e non ci fosse una dinamica particolare dietro. Figata, dai. Ok, mio caro Sif. Diamo un'occhiatina a Sif. Ok, Gravestalker. Oddio! Ma che ca... No, no, ragazzi, io li odio. Io li odio a questi. È più di uno? Perché gli sto togliendo tutta la vita sopra il mob, ma in realtà non l'ho ucciso. Quindi ce n'è un altro che spunta da qualche altra parte. Ecco, eccolo lì, eccolo lì. Questi sono i gattacci della foresta. Mamma mia, che brutti, che brutti. Ragazzi, io amo gli animali, soprattutto i gatti. Ma questi davvero, non so da quale culo siano usciti. Beh, fai qualcosa che mi voglio curare. Ah! Il bello è che li permastuno, quindi soltanto lo schifo del vederli. Ma ce n'è un altro ancora. No, com'è possibile? Sei morto? Non è possibile che ce ne sia un altro. E questo muore instant, allora. La barra degli HP non si smuove più, però lui sta qua comunque. Pendente d'argento, ragazzi. Però non è il Broken Pendant. Questo è quello che potrebbe aiutarci contro Manus per le sue stregonerie oscure.
Ma non è il pendente rotto. Funziona allo stesso modo? Che succede? Ok, vabbè, era una cazzata sta boss fight. Vabbè, niente, Sif, pure Sif ha scioperato, mi state togliendo praticamente tutte le boss fight più iconiche. Peccato. Cioè, peccato. Un altro modo di vedere la boss fight. Diciamo questa è una boss fight nuova, eh. Consideriamola così. Allora, i persecutori? Sì, potrebbe essere. I molestatori. È andato in pensione, sì, beh, era l'ora, eh. Diamo un'occhiata al pendente, ragazzi, perché ho notato che me la sto prendendo comoda, nel senso vado un pochino più lento del normale di una run solita, ma qui dovete leggere gli oggetti, perché gli oggetti vi danno molte descrizioni utili. Prezioso pendente d'argento di Anor Londo. Emana un'aura che sembra repellere l'oscurità, naturalmente. Pendenti come questo una volta venivano scambiati nelle cerimonie di matrimonio ad Anor Londo, un po' come le fedi per le nozze. Vabbè, quindi non ci sono nomi su questo pendente. Vabbè, però questo non è che mi aiuta ad entrare nel DLC, a me serve il Broken Pendant in realtà. Il Broken Pendant non ho idea di dove prenderlo, perché appunto negli archivi del Duca non c'è. Cioè, tutti i golem che ho ucciso non me l'hanno droppato, di solito si prende là. Ora mi sfogherò tutta la mia rabbia repressa su questo povero funghetto, che è più veloce di me e mi sta portando verso la morte. No, in realtà mi servivano. Questi danno poco. Mi serviva qualche anima in più, ragazzi. No, ci sfondano. Cioè, non è proprio il modo per farmare. Ehi. Sì, ok, mi avete bloccato qui. Mi avete bloccato qui, ragazzi. Non ho idea di come io sia scappato da quella situazione in maniera molto ninja. Vabbè, niente. Devo salire di livello, per quello stavo cercando di uccidere qualche piccolo nemico per farmi, vabbè, 5.000 anime. Allora, io mi sconfiggo un attimo l'idra. Magari sarà un pochino più complicato perché ci sono questi golem di pietra. E ci sono anche. Spero che non mi aggrino le viverne, queste blu elettriche. Ok, non è che mi abbia tolto tanto, pure se mi ha preso di strisce. Cos'è? Sorpresa, ragazzi. Aspetta che sta arrivando Ciccio Bello qui. Ma sì, la sto prendendo. Oh. Ci saluta? Oh, perfetto, l'idra ci saluta. Scaglia di drago. Qui c'è qualcosa in realtà. C'è anche un forziere, cos'è quello? Non è che mi fidi tanto, eh. Tutto il set dei giganti di pietra. Possiamo entrarci? Possiamo già? Esamina. Che strano. Possiamo già farlo. E Manus è un fantasma rosso. Ci ha invaso nel nostro mondo come fantasma rosso. Ha senso, eh? Un po' come le invasioni PvP.
Lui è rosso perché è ostile. Il guardiano del santuario. Eccolo qua. Lui è lui. Ce n'è uno solo, quindi sono contento. Il danno lo prende. Schiva tutti, maledetto. Bravissimo, eh. Incredibile quanto è veloce a schivare. Puoi piantarla di volare in giro? Addio cucciolone. Ok. Lui ci droppa la sua anima classica e un'umanità. Va bene. Ok, diamo un'occhiata all'anima del guardiano del santuario, che sembra qualcosa di differente dal solito. Allora, anima del chimerico custode del santuario, traduciamolo così. Creazione lontana di Sittel senza schiaie. Il progetto di questa bestia fu ispirato da una visione che gli descrisse Sen, la dea, la Lady of Sunlight, la dea del sole. Le bestie sono attratte dall'abisso, sebbene non si possa dire se per timore o per morbosa curiosità. Usa l'anima dell'animale del pet di Elizabeth, dell'animale domestico di Elizabeth, per potenziare temporaneamente gli effetti curativi degli oggetti. Vedete se c'era qualche oggettino qui intorno, ma non vedo assolutamente nulla. C'è qualcosina, sì. C'è direttamente l'anello di Dusk, ragazzi, della principessa. Ok, diamogli un'occhiata. Questo anello magico a forma di corona fu concesso alla principessa Dusk di Olasil alla sua nascita. E fu lasciato cadere dove fu rapita dall'abisso. La principessa Dusk una volta fu una formidabile maga, senza pietà, ruthless, senza pietà. Dai molti accounts, diciamo dai molti soprannomi, veniva chiamata in molti modi, e non fu ritrosa ad allontanarsi dalla magia oscura scoperta prima che il suo regno cadesse. Ok, qua le descrivono in un modo un pochino più duro rispetto a quello che sappiamo di Dusk. Qua viene descritta senza pietà,